sentito telefonicamente il presidente Berlusconi e ho appuntamento con lui, andrò a visitarlo oggi pomeriggio alle 2. È molto colpito, malinconico per questo clima di odio e di contrapposizione che c'è nel paese contro di lui e contro di noi del centrodestra, perché era rimasto colpito negativamente dall'attacco alla manifestazione per le vittime di Piazza Fontana di sabato. È chiaro che questo clima ha dei padri, dei mandanti molto chiari, chi gioca tutta la propria proposta politica sulla denigrazione dell'avversario, sull'insulto a Berlusconi, sulla descrizione di Berlusconi come il male assoluto, non può poi tirare indietro la mano dicendo che si tratta del gesto di uno squilibrato. Si dovrà stabilire se è veramente uno squilibrato, ma se lo fosse è chiaro che questo clima sociale di attacco, di odio nei confronti di Berlusconi e delle persone vicino a lui è quello che nei fatti costituisce la giustificazione retroterra da cui questi attacchi partono. Bisogna che venga riportato un clima di confronto pacifico tra posizioni diverse. Noi non ci siamo mai permessi di attaccare le manifestazioni altrui. Invece abbiamo ormai una diffusa pratica, soprattutto qui a Milano, l'attacco di ieri a Berlusconi, di sabato contro le manifestazioni di Piazza Fontana, di 2 mesi fa contro gli studenti cattolici di Comunione di Liberazione Università. Gli attacchi alle manifestazioni di critica alla riforma Gelmini sono la dimostrazione che qualche cosa di grave sta accadendo. Giampaolo Pansa, un uomo di sinistra, stamattina ha detto: ho sentito tornare il clima degli anni 70. È un ammonimento molto grave, molto giusto purtroppo, sul quale riflettere.